Consentitemi innanzitutto di ringraziare gli avellinesi per la fiducia che ci hanno dato, che ci hanno consentito di ottenere un risultato storico, quale quello di arrivare al ballottaggio ad una forza politica che non era neanche presente in Consiglio Comunale. Quindi questo è stato sintomo di una grande voglia di cambiamento. Per il resto, ottica di apparentamento è un termine che a noi non piace. Pensiamo che Avellino non abbia bisogno di apparentamento, ma abbia bisogno di chiarezza. Noi affronteremo questo ballottaggio nell'ottica di vincerlo e di governare nell'esclusivo interesse dei cittadini. Io penso che con Pizza non c'è nessuna possibilità di dialogo nel modo più assoluto. Per quanto riguarda il resto, Avellino ha sicuramente bisogno di una sorta di governo di salute pubblica che sia in grado di affrontare e risolvere gli innumerevoli problemi di questa città che tutti sappiamo. E qualora dovessi essere eletto, io sono convinto di riuscire a vincere questo ballottaggio, il sottoscritto sarà un sindaco di garanzia per i cittadini e di cambiamento, e di tutte quelle forze politiche che siederanno nel Consiglio Comunale per affrontare il vero cambiamento. Io non a caso ho parlato di governo di salute pubblica, non a caso ho parlato di sindaco di garanzia, cioè un sindaco che sia garanzia di tutte quelle forze politiche che vogliono impegnarsi sulla strada del cambiamento. Certamente il cambiamento non può essere rappresentato dal centro-sinistra capitanato da Pizza. I consiglieri uscenti dell'amministrazione Foti, quasi tutti rieletti con Pizza, si sono congedati dall'amministrazione Foti senza approvare un atto fondamentale come il bilancio consuntivo. Allora, queste persone che hanno dato dimostrazione di questo tipo, non immagino che tipo di cambiamento possono assicurare. Lo stesso consigliere che con Foti non ha approvato il bilancio consuntivo adesso si propone di guidare la città e di approvare quello che non ha approvato prima. Insomma, mi sembra una contraddizione in termini molto forte. E i nostri interlocutori saranno innanzitutto i cittadini e tutte quelle forze politiche che si sono contrapposte a Pizza. Se non è chiaro agli avellinesi, lo ribadisco, il 60% degli avellinesi ha detto no a Pizza. Assolutamente no, il contratto è stato uno strumento che si è adottato a livello nazionale, ma qui si tratta di amministrare la città, non si parla di accordi politici, quindi noi saremo aperti a tutte quelle forze politiche che vogliono affrontare i problemi concreti della gente in Consiglio Comunale. Detti in altri termini, noi ci presenteremo in Consiglio Comunale e governeremo con quelle forze, con quei consiglieri che hanno a cuore i problemi della città e li vogliono affrontare insieme a noi, con un metodo partecipativo, trasparente e lineare.